Il consigliere metropolitano Raffaele Cacciaputi, delegato alle strade dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, accompagnato dai tecnici dell'ente di Piazza Matteotti, ha effettuato quest'oggi un sopralluogo sull'area di cantiere dove sono iniziati i lavori per la messa in esercizio della rampa che collegherà direttamente la 162 NC, nota come asse mediano, con l'asse perimetrale di Melito. L'intervento produrrà un notevole miglioramento della viabilità e dei livelli di qualità dell'ambiente nei comuni a nord di Napoli. Con quest'opera noi rendiamo, diciamo, un servizio ai cittadini con un'opera di adeguamento funzionale e anche di sicurezza per uno svincolo richiesto e di enorme usufruibilità. Chi viene da Cerra evita di mettersi nel traffico cittadino, di scendere tra i comuni di Sant'Antimo, Casandrino o Grumo per poi tentare di rimettersi sull'asse mediano che porta appunto alla tangenziale o all'autostrada o alla metropolitana di Scampia. È un'opera finanziata interamente con fondi della città metropolitana, riguarda appunto l'adeguamento funzionale delle strutture, abbiamo già in atto la sistemazione della vegetazione e la pulizia, seguiranno la messa in sicurezza, anche pubblica illuminazione verrà installata, nonché conglomerato bituminoso, il tappetino, segnaletica orizzontale e verticale. Un'opera realmente indispensabile, questa come quella di Merito che è andata a gara il 28 luglio ultimo scorso, è in un'opera di riassetto del territorio alla quale il sindaco De Magistris tiene tanto. Viene da chiedersi perché nel tempo non si era mai riusciti a farli, però io dico, noi siamo la politica del fare, lasciamo spazio ai fatti e non alle chiacchiere. Chiaramente sono d'obbligo e dovuti i ringraziamenti all'area, alla direzione tecnica, a coloro che con il loro lavoro certosino e senza mai demordere hanno fatto sì che quest'opera si realizzasse, in particolare all'ingegnere Sarno e alla struttura tecnica della città metropolitana. È un intervento fatto dal CIPE negli anni 85-90 e deve essere ripristinato con delle quote per la captazione delle acque, quindi rimodulare le scarpate e i fossi di guardia, e poi rimesso a norma per quanto riguarda le barriere che oggi sono praticamente inesistenti. I tempi previsti sono circa 6 mesi, l'investimento netto è di circa 750.000 euro, penso sia un'opera importante per il collegamento della provincia alla città di Napoli, perché questa porta direttamente su Capodichino in buona sostanza.